Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Oggi rispondiamo a una domanda che sta assillando le vostre testoline e anche le nostre. È possibile migliorare qualcosa di già perfetto? Sì, perché questo è un Chris Vector, quindi modello Elite. Il modello Elite, come potete vedere, è particolare. Molto particolare. Andremo quindi ad esplorare la piattaforma Vector, Chris Vector. Sì, continuerò a ripeterlo per tutto il video, così da poter mettere un counter ogni volta che dico Chris Vector. Scrivete nei commenti il numero. Andremo ad esplorare questa mitraglietta e capire perché questo modello in particolare domina sulle altre. Se volete mettere le mani, tra l'altro, su questo modello specifico, che è numerato, contato, esclusivo, solo per i VIP, vecchi, impotenti, pallosi, trovate il link in descrizione che vi porta direttamente al nostro e-commerce online, Monopoly Software Shop. Prima di partire, come al solito, sigla. Voi vorreste sapere qualche informazione in più su questa replica, ma io non posso proseguire col video finché voi non mettete mi piace, vi iscrivete al canale e soprattutto controllate il link in descrizione, dove trovate non solo i nostri social network, ma anche il Monopoly Software Shop. Il Vector è una di quelle piattaforme che ci appassiona tutti quanti. Il Vector è una delle armi più emblematiche della nostra generazione. Sarà grazie a Call of Duty, che l'ha messo in ognuno dei capitoli usciti dopo MW2, o forse per colpa di G.I. Joe. Fatto sta che lo si trova in praticamente ogni prodotto mediatico al cui interno ci sono delle armi da fuoco, e il che è positivo, almeno per me. Ci sono varie versioni che sono disponibili, sto sempre parlando di arma vera, badate, e fortunatamente anche noi che giochiamo a software e che quindi andiamo a utilizzare delle repliche di queste armi, possiamo avere una robina del genere da utilizzare. Repliche veramente ben fatte, prodotte da Crytek, che per chi non lo conoscesse è uno dei maggiori e migliori produttori di repliche da software che ci sono in giro. Io la amo alla follia, quasi più di UFC, quasi. Ad ogni modo, questa è una limited edition del modello uscito ormai tanti anni fa. La cosa interessante è che, essendo limited edition, come avevo già accennato, è unico, ovvero ce ne sono solamente un numero limitato e una volta che sono finiti voi vi attaccate e non potrete più trovarlo da nessuna parte. Non mi starò a dilungare né su tutti i modelli di Chris Vector usciti, né sul perché la piattaforma Vector è estremamente interessante e quali sono le features d'arma vera che va a implementare, perché quando andate a sparare non si alza di una virgola ed è veramente ottimo per drippare e droppare un sacco di colpi sul vostro bersaglio, perché quello è un compito che non spetta a me. Noi parleremo esclusivamente della replica da software e soprattutto andremo a vedere quelle che sono le features specifiche di questo modello. Se fosse interessati a saperne di più sulla piattaforma Vector in generale, trovate un link in descrizione che vi porta la relazione che abbiamo fatto tempo addietro, che è un pochino più dettagliata, vi spiega meglio un pochino il tutto. Proseguiamo. Prima features essenziale di questo nuovo modello è il paramano, che non solo è più lungo rispetto a quello standard, guardate quanto è bello e quanto è lungo, ma che ha anche direttamente gli agganci M-Lock, che vi permette quindi di andare ad attaccare gli accessori anche sulla parte laterale, sinistra e destra della replica, e non solo sul rail superiore e posteriore. Questa è un'arma a doppio taglio perché sì, è molto comodo, possiamo andare ad aggiungere accessori, ma allo stesso tempo, essendo questa una SMG, ovvero una mitraglietta, la nostra replica diventa bella lunga, bella lunga. Questo significa ovviamente che non avremo la stessa compattezza che troveremmo sul modello dove la canna finisce sostanzialmente qui, quindi poi dopo insomma, abbiamo un pochino più spazio. Con un silenziatore diventa veramente molto lungo, allo stesso modo molte persone adorano questo tipo di estetica, ergo chi sono io per giudicare? Io. Cosa molto carina è che vada ad agganciare sui due agganci che c'erano prima per attaccare il rail lateralmente, quindi ripeto, è una piattaforma veramente molto modulare e questo lo si vede anche con gli accessori che sono stati messi qui. A proposito di modularità, troviamo anche un calcio differente rispetto all'originale. Questo non solo è regolabile in due posizioni, completamente steso o completamente abbattuto, ma è anche completamente collassabile in questo modo, il che lo rende molto compattino in effetti. Personalmente la collassabilità è uno degli elementi di cui mi frega di meno quando valuto una SMG, perché nel software dobbiamo comunque tenerlo appoggiato alla spalla, potreste dire che diventa una pistola, ma sinceramente
ci credo poco e mi interessa poco. È ovviamente una cosa figa perché nel momento nel quale volete fare un po' i tactical avete questa possibilità. Queste sono aggiunte molto interessanti che giustificano anche il prezzo della replica, perché tendenzialmente questi accessori che stiamo vedendo costano veramente tanto, e con tanto intendo dire tanto. Le componenti aftermarket, anche non originali, per questi prodotti sono veramente costosi e Crytac si fa pagare. Nel senso, la qualità si paga d'altronde. Un altro accessorio che non è solo importante ma anche essenziale per questa replica è questo piccolo vano qui. Chi conosce questi fucili sa benissimo che la batteria all'interno di questo bambolo non sta né nel calcio, né nel tubo del calcio, né nel paramano, ma sta all'interno della impugnatura, perché il motore è posizionato da qualche parte qui dentro, come più o meno in quello vero, se proprio volessimo fare delle similitudini alla lontana. Ad ogni modo, nel modello originale farci stare dentro una batteria era letteralmente impossibile. Impossibile, è peggio dei calci PDV della Evolution, cioè è impossibile, non ci stanno dentro quei cavi, neanche accorciandoli, neanche il resto. Quindi c'è già incluso questo ampliatore di batteria, che è perfetto, anche perché quando andrete a modificarlo utilizzerete probabilmente delle 11.1, che sono batterie molto più spaziose, che all'interno di un vano che arriva fin qui, non solo non ci stanno, ma vi tocca poi attaccarle fuori dal fucile, delle robe orribili, orribili, non fatele, vi prego. Ultime due features molto importanti sono il fatto che l'upper receiver è del Chris Vector 2017, quindi del modello del 2017, tutto molto bellissimo, noi in realtà non ce ne frega praticamente niente, se non che i loghi sono un pochino più belli, con un pochino più belli intendo dire che si vedono meglio, sia i loghi Chris che le altre cose sul fucile sono un pochino più bombati, un pochino più curati rispetto al modello base. Questo ovviamente è il sigillo che indica che la replica non è stata aperta, della Crytac, non c'entra con i loghi originali. Molto, molto carino. Per quanto riguarda invece leve, sicure, tasti, è tutto identico, non sono state aggiunte parti differenti, troviamo tutto nello stesso identico posto e personalmente è una delle repliche che mi fa più cagare da questo punto di vista. Anche non a fuoco. Parole dure di un uomo molto, molto confuso. Parole dure che andremo a motivare. Personalmente, non ho mai nascosto di non essere un grandissimo fan del tipo di selettore presente sul Vector, dei tasti di sgancio e tutto il resto, né proprio della ergonomia di quest'affare. Riconosco però, questo è molto importante, che potrebbe essere, e quasi sicuramente è, un limite mio, ovvero che questo tipo di piattaforma non fa per me. Mentre molti, al posto di comprare quello base un pochino più corto come piace a me, vogliono farlo diventare esattamente così. Il che è sia un punto a vostro favore che un punto a vostro sfavore. Cosa vuol dire? Non lo so nemmeno io. Sì, la vita è dura. Sì, avete capito bene, parlerò io male della replica e con parlare male indicherò semplicemente quello che a me non è piaciuto. E con non è piaciuto indicherò solo robe di ergonomia fatte sul mio corpo, perché questo è letteralmente uno dei fucili e una delle mitragliette da soft air più belle che sia mai stata fatta. Lo so anch'io. Mi sostituisco al buon War e quindi vi dico che, a mio parere, i tasti di sgancio del caricatore, i selettori di fuoco, che tra l'altro sono più confusionari che altro, il fatto che ci sia tutta questa roba, tutti questi tasti sulla replica, a mio parere è fin troppo confusionario e non necessario. Per chi non lo sapesse, il Vector ha due selettori di fuoco ambidestri. Questo è per la sicura, ovvero quando c'è il rosso si spara, quando c'è il bianco non si spara. E un altro qui avanti, che ci permette di sparare in colpo singolo, in raffica controllata da due o tre colpi, e in raffica non controllata, ma semplicemente... Fermi però, smettete di chiedere i soldi a vostra madre per comprarlo, perché questa sì è una feature particolare e emblematica di questa replica, ma a mio avviso complica fin troppo le cose, perché io voglio un selettore di fuoco, tanto la raffica controllata nel soft air non la utilizziamo mai neanche per sbaglio, quindi potevano mettere semplicemente un selettore finto e avere la cosa che si spara in singolo o raffica normale e sicura. Questa è la mia opinione. Non vi piace? Scrivetelo nei commenti e discutiamone insieme. Ultima cosa che non mi è piaciuta è questo. Questa. Per chi non lo sapesse, questo permette di andare ad incamerare il primo colpo in quella vera e a noi di accedere all'op-up rotativo, che è bellissimo, ragazzi. L'op-up su questo affare veramente di non ci può dire niente. Guardate il drip. Guardate che bello questo op-up. Mamma mia, Crytac.
tutto molto bello, però questa, tutto molto bello, ma questa levetta qui è facilmente incastrabile all'interno della vostra buffetteria, perché è un bel gancino. Quindi sì, tutto molto bello, c'è da stare attenti, perché nel momento in cui questa viene tirata così di lato e si piega, ecco, non è opportuno. Qui è fatto tutto molto bene, anche perché, ripeto, è basato sul modello vero e tutto il resto, però questa cosa non mi ha fatto impazzire. Per quanto riguarda i tasti di sgancio, tutto molto divertente, non mi voglio soffermare e ripetere cose che ho già detto. Quindi direi che ci possiamo muovere direttamente alle conclusioni finali. Quindi, cosa ne pensa Red di questa replica? Ve la consiglia? Non ve la consiglia? È ovvio che ve lo consiglio, altrimenti non la starei recensendo. Quello che vi dovevo dire in proposito ve l'ho detto. Ora vorrei semplicemente soffermarmi su delle brevi e piccole constatazioni finali che ci permettono di tirare le somme, come se avessi bisogno di spiegarvi cosa sono le conclusioni finali. Quando devo tirare le somme su repliche di fascia così alta come queste, spesso mi trovo in un limbo, ovvero non so cosa dire. Questo perché durante il video ne ho parlato in maniera abbastanza dettagliata e come conclusioni finali avrei solamente da dire che sono fatte benissimo e che, eliminate le preferenze personali in quanto gusto e estetica, non rimane molto da dire. Ci sono repliche di fascia alta veramente poco prestanti, veramente mal funzionanti, ma questo non è il caso per questa. Cioè non è solo un bel visino e poi come personalità è la Ferragni. Devo smettere di insultare la Ferragni. Quindi per chi volesse andare su una SMG fascia alta e soprattutto volesse un Vector, perché viene prodotto solamente così, solamente dalla Crytac, o quasi, si va su questo modello qui. Non ho fatto parentesi sul modello GBB perché c'è una recensione che uscirà tra non molto, parleremo anche del GBB. Quindi in sostanza, perché apro 12 parentesi e non ne chiudo neanche una, sì, è veramente ottimo, sì, funziona veramente molto bene e sì, mi piace, nonostante la ergonomia mi faccia schifo. Ma io sono fatto così, se non ho un fucile lungo 12 km. In conclusione voglio parlare di due punti di cui non ho parlato fino adesso. Il primo sono gli interni, ovvero che è una piattaforma perfetta a 360 gradi, perché sia come estetica, come esterni, come materiali, come fattura, come ergonomia per alcuni, sia una replica veramente molto buona, anche negli interni performa veramente bene. Un po' come andare fuori con una che ha effettivamente un bel corpo, un bel viso e anche una bella personalità. Esistono, ve lo assicuro. Dobbiamo solo continuare a cercare. Quindi, come al solito, Crytac ci ha abituato bene anche negli interni. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché molte altre compagnie offrono, sì, degli ottimi esterni, dei loghi originali incredibili, ma poi dopo, come interni, bisogna metterci le mani il secondo zero, perché, insomma, non performano così bene. Questo non è il caso. Crytac, come VFC, ci abitua veramente molto bene, il che è ottimo. L'ultimo punto è che questa replica è unica. Cioè, non potete trovarli in un altro modo. Anche acquistando i pezzi a parte e assemblandovela voi, non viene così. Spendete molto di più, il che è il vantaggio di avere tutto già preassemblato e non doversi comprare i componenti a parte, ma prego, fatelo, fatelo. Chiaro che è un pezzo da collezione, chiaro che è un fucile di fascia alta, chiaro che deve piacere, tutte le solite banalità che a questo giro ci risparmiamo. Se voleste saperne di più, soprattutto sugli interni, perché io li ho proprio così gettati dentro il discorso, trovate il link nella descrizione, potete accedere al nostro sito, vedere questa replica, farci ulteriori domande se foste interessati, ed è la stessa cosa che potete fare cliccando il link in descrizione e venendoci a seguire su Instagram, dove vi rispondiamo, facciamo sondaggi, rispondiamo alle vostre domande, c'è una giornata dedicata a rispondere alle vostre domande. Tu adesso ci vieni a seguire su Instagram, altrimenti io ti vengo a prendere a casa e ti faccio seguire la Ferrari. Basta. Quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato, vi auguro un'incredibile domenica fatta di giochi di software e altre cose divertenti che fate per passare il vostro tempo. Qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry. Mi sono dimenticato il caricatore, è uguale all'altra versione, ecco perché non ne ho parlato. 85 colpi è un paletto per uccidere i vampiri e vabbè, ve l'ho detto.